Salve Bonzi, provenienti dalle terre desolate della Bonzonia, che ho sputato sullo schermo. Comunque, benvenuti oggi in un episodio un po' diverso dai miei classici, perché oggi si fa la caccia al tesoro. Dovete sapere che è successo un sacco di cose nel server vanilla. Succedono bene o male la sera, perché la sera ci gioco e ultimamente ci ho giocato un sacco, non so perché. Però, tipo, ho fatto delle cose a casa, ho fatto delle cose di qua, ho fatto delle cose di là. Come vedete, c'ho sta roba tutta enchantata, fortissima. E c'ho l'armatura in diamante enchantata. Perché questo piccone scavarello, non vi vorrei di niente, ma è una bestia. È una bestia. Comunque, oggi siamo qui per andare a trovare delle cose del tesoro. Cose del tesoro che ci sono state gentilmente fornite da Toby02. Perché ce la date così a caso? No, perché io l'ho aiutato a uscire dalla casa di Giorgio e Alex, che lui ci si era finito dentro e io l'ho aiutato a uscire ora. Come funzionano queste mappe? Beh, così. Noi andiamo da sta parte, come vedete mi sono portato il minecart perché là sta la ferrovia e ho sfruttato quella per percorrere gran parte della distanza. Salve, salve, ma lei qua che ci fa? Che vende coralli? Ah, ma com'è quello che sta a fianco a casa? Ce ne sta uno a fianco a casa e ho comprato sto secchio di pesci palla che abbiamo aggiunto al nostro acquario laghetto. Come potete vedere pure c'ho un sacco di pesce, perché quella farm di pesca, raga, è una cosa fenomenale. Ieri mi ci sono messo, l'ho lasciata, io sono andato a cena. E sono tornato che ci stava roba che usciva fuori, perché la cassa era piena, quindi qualcosa l'avrò pure persa. Per quanto è funzionante quel design, ma ovviamente poi una volta applicato dal Metal Mavio, cioè non è che ci sta tanto che si possa fare. Quando la roba è potente, Metal Mavio la rende più potente. Ora sta passando un aereo, ma da quello che sento pare che sta a passare proprio sul tetto del palazzo. Lo sta tipo a raschiare. Ok, è passato. Continuiamo che se suppongo debba andare di qua, no? Spero. E spero di arrivare a ste ceste e di vedere che ci sta, perché comunque le buried chests, che sarebbero dei tesori nascosti, non ci sono mai arrivato. Comunque qua sta del carbone che io mi prendo con lo scavarello. Perché dovete sapere che ultimamente mi sto aprendo qualsiasi cosa. Tipo vado a vedere le case degli altri, mi rubo i minerali che lasciano sul muro. Tipo da George e Alex, loro hanno lo spawner sottoterra. E là ci stava del carbone, del ferro, robe varie. Io ovviamente sono passato e me lo sono fregato. Però guardate sto piccone, ho rotto quel carbone e c'ho già uno stack. Buono, buono. Tiè, guarda qua. Che macchinetta, come scava. Ta-da, ta-da, ta-da. Poi la cosa bella è che scaverò così anche sotto l'acqua, perché c'ho l'elmo con acqua affinity. Quindi tiè, ma guarda qua quanto ce ne sta. Ma questo è loot ricco. Ma quasi quasi mi accontento di questo e non della cesta nascosta. E sicuramente non ci starà niente. Però facciamo finta che quel carbone non l'ho visto, quello che sta là attorno. E andiamo verso, suppongo sia di qua. Ah, qua sto continuando pure a scendere. Però vabbè, suppongo sia di qua, perché quella è un'isola. Qua sta al mare. Direi che prendiamo il largo adesso. Oh, che è qui? È una miseria, una barca. Facciamo la nuotata veloce. Intanto guardate quanti bei pesciozzi stanno qua nel mare. Ok, speriamo che non escono i cosi cattivi. Ehi, strega. C'ho l'arco potente. Tiè. K.O., K.O., non aveva chance. Non aveva chance.
Che cos'è questa barchetella? Ci spawnano i loot? Dove stanno i loot? Come pirata faccio schifo se non riesco a trovare. Eccola, l'ho vista. Piglia qua, piglia qua. Vai, 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 vai. Piglia qua, piglia qua. Tutto qua? Non ci sta qualcos'altro? No? Nemmeno se zappo un po'? No, entra l'acqua, qua affondiamo, stiamoci attenti. Infatti mi sono andato a ficcare l'acqua. Ma lei ha visto cosa? Leva tu. Nient'altro proprio, eh. No, è sotto coperta. Eccola qua, libri buoni. Un'altra chest del tesoro qua. Delle piume, mi sono riempito già l'inventario di nuovo. Mi sono già riempito di nuovo l'inventario. Mettiamola qua al posto del salmone, così è divisa. Quanto stiamo? Questa sta sotto di là, però non ho esplorato un pezzo. Questa sta di qua, andiamo a questa di qua. Però mi sa che qua serve veramente la barchetella, perché è un posto un po' lontano, quindi facciamo la workbench con questo legname. Ok, mettiamo qua. Facciamo così. Due. Barchetta. Prendi la barchetta. Rompi la workbench. Butta l'uovo. Piglia la workbench. Quindi proseguiamo in questa direzione che ci porterà finalmente alla prima cesta del tesoro della mia vita. Credo. Sì, mi pare di sì. Facciamo una bella nuotata e visto che hanno potenziato le barche si va veloci come missili. Qua stanno pure i delfini, ciao delfini. Li vediamo, un'isola vulcanica. Ieri sera mi sono fatto una gran navigata con Stregatto per andare a trovare i gatti. Vediamo un po', ci stiamo... No, stiamo andando troppo sotto, quindi andiamo più di qua. Più verso nord. Là non so che tipo di dungeon è, credo sia uno. Ma guarda quanta roba sta sott'acqua! Questo che è? Sembra... Ah, è una nave capovolta. Là stanno i pesciozzi. Vediamo ancora niente, ancora non ci stiamo nemmeno avvicinando di lato. Però noi continuiamo ad andare imperterriti. Intanto controlliamo sott'acqua se ci sta qualcosa. Ma a me pare proprio di no. Parte sempre sti classici pesci che non finiscono mai. E per fortuna che non c'ho il secchio, se no mi venivo pure a fregare alla natura. Si è fatto più grande il pallino. Significa che ci stiamo avvicinando, cari miei. La che è? Quella luce nascosta sott'acqua. Questa cosa mi ricorda i dungeon che metteva una mod, dove tipo dentro stavano gli gnomi e si vedevano perché erano tutti illuminati sott'acqua. Ci mettevano tipo le zucche con la luce dentro. Non mi ricordo come si chiama la mod. More Dungeon, tipo. Eccoci qua, ragazzi miei, eccoci qua. Vogliamo vedere che è questa l'isola. Comunque mi faceva ridere perché stavano gli gnomi. Là sta un fesso. Uno scemo. Stiamo al ghiaccio. Eccola qua. È questa qua. È questa qua. Parcheggiamo la barca. Così. Ma il tesoro sta sotto l'acqua. Cioè, sta tipo qua sotto. No, più di qua. Vediamo. Sta tipo qua. Beh. Ma con sto poco fiato mi sa che lo prendiamo domani mattina. Tutta sta ghiaia. Mangiamo del cucumber.
intanto abbiamo trovato il bioma ghiacciato. Vediamo un po'. Dovrebbe stare proprio qua sotto. Giù, vai veloce. Vai veloce. Dovrebbe stare qui. Scaviamo qui. Scaviamo con la piccozza. No, ma vedete che ci rimango secco qua. Facciamo ricaricare un po' di vita, va. Che se no veramente. Certo, se l'avesse messo sulla terraferma, magari sarebbe stato molto più facile. Aspetta. Aspetta, ma se noi facessimo tipo così. Tic. Tic, tic. E qua ci mettiamo, che ne so, questo. Così togliamo l'acqua qua e iniziamo a scendere così. Lo so che è periglioso, però ecco, adesso possiamo scendere di due. Ciao ferro. Prendiamo del pesce e mangiamocelo. Anche se sento della lava qua nelle vicinazioni. Dov'è? Più di qua e poi più a destra, un po' più di qua. No, qua sta ancora la sabbia, quindi scendiamo ancora un po'. E poi andiamo qua più a destra. Mi metto una lampadinella. Mi dispiace, ferro, ma ci abbiamo tesori più importanti per le mani. E qua ho beccato questa acqua un'altra volta, però almeno ci siamo più tranquilli qua. Quindi che facciamo noi? Mo la chiudiamo questa acqua qui. Così. Scendiamo di più perché evidentemente starà qua sotto. Beh, se la smettessi però di far entrare l'acqua, ghiaia simpaticissima. Dobbiamo andare una tacchetta più di qua, proprio poco poco poco. Quindi vediamo di arrivarci. E qua continua a entrare l'acqua. Qua non ci sta nulla ancora, eh. Però se sta nell'oceano, perché non ti levi acqua? Perché non ti levi acqua? Ah, si è creata la fonte infinita d'acqua. Ma che seriamente? Stando qua nell'oceano significa che sta proprio sotto. Quindi dobbiamo fare una scavata proprio micidiale. E poi sta ghiaia che hanno messo nel fondale. Veramente è una. Un po' di fastidio, eh. Andiamo così. Vediamo. Dovrebbe stare un po' più di qua. Quindi scaviamo in questa zona. E qua entra l'acqua un'altra volta. Mettiamo la lampadina. Però almeno. Eccola qua, bella! Ma dammi tutto, dammi pure il pesce cotto. Leva sto scalino e prendiamo il diamantino. Leva sta sabbietta e prendiamo la ferretta. Leva sto scalino, leva sta sabbia. Aria, 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 Stark. Ok, prendiamo un po' di fiato. Che male non fa. La possiamo intanto aprire da qua, no? Ma so proprio un fesso. Metti l'oro. Spada di ferro, volentieri. Prismarine Crystals. Sai che ti dico? Dammi qua. Heart of the Sea, vieni qua, bello. Ora noi usciamo da qua. Mangiamoci un altro salmoncino. Usciamo da qua. E ce ne torniamo su a casetta. Sì, ce ne torniamo proprio su a casetta. Guarda quanta zuzzeria è salita qua, quanta flint. Allora, per tornare a casetta dobbiamo andare dietro, di là. Cioè, non di là, di là, di là. Però io vorrei dare un'occhiata pure a sto ghiacciolo qua, no? Che pare un po' interessante. Magari sta qualcosa. Intanto vediamo quest'altra mappa, perché pure questa sta. Ah no, questa è la classica. Quindi
Quindi possiamo farne a meno adesso. Questa qua, stiamo troppo sotto ancora. E poi ce n'abbiamo un'altra che sta proprio in direzione opposta. Pare tutto normale questo bioma di ghiaccio, tutto fresco. Bene, possiamo tornare a casa. Facendoci un altro bel viaggio in barca. Comunque devo dire che se ti porti le pozioni di respirazione subacquea, qua fai una strage di roba, perché qua è piena di roba sta il mare, tipo Start of the Sea, sta palletta qua, che non so che ci si fa, mi pare il conduit là, il beacon subacqueo, no? E beh, a me non è che serva più di tanto, però sapete che vi dico? Se c'ho la roba lo facciamo, perché è così che funziona, è così. È così, ma perché sti pesci stanno venduti a galla? Che sono stirati. Hanno fatto una cosa veloce, brutta, brutta. Di salire a galla, tipo pesciolino rosso dei cartoni animati. Navighiamo nel mare. Nuota e zitto, zitto e nuota. Questo è un remix della canzone di Dori. Pa-pa-ra-pa-pa-pa, le seppie che oramai non le calcola più nessuno, nemmeno quelli che vogliono usare il colorante nero le considerano più le seppie. Perché vorace. Cioè, che fanno? Ma io direi quasi che visto che stiamo a camminare un sacco, per camminare intendo nuotare, aspetta, facciamo una cosa. O andiamo dritti così e riprendo la ferrovia. Oppure, ma sti delfini che rumori buffi. Vediamo a quanto stiamo. Ok, il pallino è ridiventato piccolo piccolo. A sta altezza comunque la ferrovia la incontriamo, perché la ferrovia va più alta di quanto stesse lontana la. Ridammi la barchetella però. Non voglio che ci stiano prove di questo viaggio. Che posso buttare? E sto jungle slab, va che io non me ne faccio nulla. Non me ne faccio niente. Qua da ste parti, giù in fondo, ci dovrebbe sta la ferrovia che ci riporta diretti al village people. Io direi che ci dirigiamo lì con molta calma e tranquillità. Papparapappa. Sinceramente mi aspettavo che ste chest fossero una gran fregatura. E invece pure su quelle della nave comunque stava roba buona. Tipo stavano le nuggets di diamante, là le pepite. Non di diamante ovviamente, intendevo di minerale raro. Però è uscito diamante dalle mie labbra. E che comunque schifo non mi fanno. Poi vabbè, chili e chili e chili di pesce. Che io ripeto, schifo non mi fanno. Poi che altro sta. Aia. Ciao Cano. Poi che altro stava. Un'altra mappa. Un'altra mappa che visto il risultato di questa mappa, schifo non mi fa. Ma ste torrette di cobblestone le ha fatte un artista, devo dire. Eh? Poi sono pure scomode per salire. Ma rompetelo il blocco invece di metterne altri, che la natura poi vi ringrazia. E niente, mi sa che mi sono perso. Cioè, la ferrovia devo uscire per forza prima o poi, però non lo so, c'ho sempre quella scarsa fiducia, ho sbagliato qualcosa, mi perdo. Perché ci sta una scaletta nella ferrovia e sta alla fine della ferrovia. Quindi se noi stiamo all'inizio della ferrovia, la scaletta non la troviamo. E se non troviamo la scaletta, dobbiamo. Eh no, me li ricordo, sti fiori. Sti fiori me li ricordo, stiamo vicini. Stiamo vicini. Stiamo vicini, stiamo a 20 minuti di registrazione. Porca miseria, un sacco.
Un sacco. E vabbè, facciamo così. Facciamo che io arrivo a casa e vi saluto qua in questo mare bello di ghiaia. Così dai, le cose che ho fatto a casa ve le faccio vedere pure in un altro episodio. Vi rendo più simpatiche le vostre avventure videoludiche con Metal Mavio. Ok? Sì, è ok. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, continuate a seguire la serie perché è super figa. Non mi ricordavo tutte le cose belle che si. Ecco la ferrovia. Tutte le cose belle che si potranno fare su Minecraft. E non ho rubato niente a nessuno. Sembrerà strano. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, fatemi sapere se volete che faccia qualcosa di particolare. Come sempre, nei commenti. Io ci do una bella letta ogni tanto. E certe volte mi ci addormento. Quindi. Ciao ciao, ciao 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 ciao.